Si è riunita a Monza l'assemblea degli azionisti di A5 SPA, Multiutility, di cui fa parte anche Como, che ha approvato all'unanimità il bilancio 2023. Il margine operativo lordo è pari a 92 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente. Il risultato netto del gruppo risulta positivo e pari a 10,7 milioni di euro, in sensibile flessione rispetto al 2022. Nel 2023 il gruppo ha proseguito con il piano investimenti pari a 65,6 milioni di euro con l'obiettivo di garantire valore ai territori nei quali opera, anche attraverso l'impiego di soluzioni innovative e la digitalizzazione dei processi. L'indebitamento finanziario netto è di 257,9 milioni di euro, in incremento rispetto al 31 dicembre 2022. Il risultato netto della capogruppo A5 SPA è positivo e pari a 18,6 milioni di euro. L'Assemblea dei soci ha approvato all'unanimità la proposta del Consiglio di amministrazione di distribuire un dividendo unitario lordo pari a 85 centesimi per azione. Al Comune di Como è destinato 1.612.620 euro. L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, composto da 13 membri. Presidente è Matteo Barbera, indicato da Como, mentre il presidente uscente Marco Canzi e Anna Maria De Ruscio sono stati nominati vicepresidenti. Stefano Cetti, amministratore delegato in pectore, sarà confermato nel suo ruolo durante la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione in programma domani. Il nuovo CDA rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.